Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 92esima puntata della serie su Farming Simulator 17. Oggi sono in compagnia di Dark. Ciao a tutti. DVD. Ciao a tutti. Musterina. Ciao a tutti. Bulldir. Ciao a tutti. E Terry. Ciao a tutti. Bene ragazzi, allora oggi siamo qui, stiamo andando avanti a trebbiare i campi, fare i nostri raccolti come potete vedere. Però purtroppo ci mancano tre rimorchi importanti che ci hanno sequestrato la scorsa volta per cause così misteriose ancora, perché sembra un po'... vabbè. Comunque, bisogna assolutamente avere almeno un altro rimorchio perché per andare avanti. Per esempio siamo rimasti bloccati qui con la raccolta delle barbabietole, quindi siamo fermi anche con la concimazione, fermo tutto, perciò ci serve assolutamente un rimorchio. Quindi bisogna che chiamiamo Tony subito e gli chiediamo se ha un rimorchio da imprestarci, da darci. Spero ne abbia uno di sufficiente capienza, magari ne ha un altro di quello, diciamo, dei veicoli da 100.000, e quindi riusciamo a farcela lo stesso. Adesso sentiamo Tony qua se risponde al telefono. Pronto? Qua. Sarà buon essere 5:56 del mattina, sarà nel bel mezzo dei sogni più hard. Pronto? Niente, mi tocca andare a casa sua, buttarlo giù dal letto. Pronto? Allora, siamo svegli qua. Sì, è mattina. No, sono in letto ancora, a dire il vero. Come in letto? Sai che c'è? Da mattina. Mamma mia, ma lavori tu o ho fatto sempre siesta? Mi verso è 8. Ma cari, sbrigli verso anche a 7 e mezza, no? No, l'orario è orario, mia sera dopo faccio tardi e mi serve che a mezz'ora mattina qui. Comunque mi serviva un rimorchio no urgente, ancora di più di urgente. Perché guarda, dopo ti dico per telefono, non si può dire tutto, però bisogna assolutamente un rimorchio. Aspetta che mi alzo, vado a vedere sul magazzino qua. Sì, che ne ho uno pronto, bello, super capiente. E manda Monsterina a Torlo se te vuoi. Sì, perché mi adesso vado ad andare via col trattore qua a continuare a spandere le ame assolutamente. Quindi... sì, dai, dica venga a Torlo, non vuole darlo via sto robo qua, non so sta bonde. Bon. Allora lo vuoi procurare da un paese strano. Sì, da Russia là, che altra volta. Sì, quindi qua in parcheggio pronto, non voglio neanche toccare. Come che sia saga, avere qualche problema al timone. Beh, tipo vale, avere... basta che porta un poco di peso e un po' di barbabietu. Sì, sì, porta un sacco di roba. E avere un fial asse crepà tutto davanti e di drio, ma comunque è solido, sì. E demo due punti di saldatura con tocco e ferro, dai, siamo a posto. Vabbè, dai, ora te mando, adesso voglio chiamare Musterina, te mando là, dopo se combiniamo. Va bene. Ciao. Ma forse un'altra mezz'oretta? No, un'altra mezz'oretta. Dai, su, va a approcciare il morchio. Dai, mette su il Tony. Dai. Buona. Siamo a posto. Dove c'è la mostrina? In mezzo al punaro. Mostrina, vieni fuori dal punaro qua. Sta buono che me lo ignaggi il galletto dopo. Guarda. Già gittato. Cuoca che razza per terra. Dai, senta fuori dal punaro. Che devi sputare. Le gaine. E Musterina, vai subito da Tony a prendere rimorchio. Che rimorchio? Un rimorchietto piccolo, va a prendere. Che ci serve un rimorchio, vedi, diciamo senza lavori va fermi. Va bene, dai. Vado. Vai, dopo torna. Io intanto mi metto qua a preparare la trebbia, che bisogna trebbiare anche campo di mais, colza e tutto quanto. E quindi adesso mi metto qua a preparare la trebbia. Dopo, appena torna la mostrina con rimorchio, vedremo di continuare. Anzi, adesso vediamo anche qui con concimazione dei campi come siamo messi, perché assolutamente bisognerà concimare. Abbiamo 28, 29, 30 da concimare. Beh, posto siamo.
Mamma mia, le polizie anche. Vabbè ragazzi, noi intanto qui andiamo avanti a smerdare finché Monsterina non ritorna con il rimorchio. Capo, qua mi serve un rimorchio perché... Dove butto le bietole? Guarda, ho mandato Monsterina a toro. Ah, re qua, se arriva Monsterina finalmente... Mamma mia, ma che rimorchietto sei! Gli taggo direttamente in bocca ai maiai. Oh, ma che rimorchio è questo qua? Non mi carico neanche una baia de... Tony mi ha detto che c'era questo. Mamma cara, ti eri messo d'accordo tu, E che ha preso proprio i rimasugli dei rimasugli proprio. Vabbè, sempre meglio di niente, Mostrina. Vai a scaricare subito Terry, che lì che aspetta, poverino, che è mezz'ora. Ormai il cuo quadro forse deve aspettare. Mi sei nato e piantine dentro a Homer. Dai. Oh, aspetta un attimo. A venire in qua ha incorciato la polizia. Mi ha guardato male, però non mi ha fermato. No, per fortuna che non ti ha fermato. Perché vabbè, trasporto così, macchina, tutto. Mamma, mi rischia anche. Qua ormai non si può più proprio fare niente. Vabbè, dai Mostrina, dai che dobbiamo smerdare, dobbiamo mucci di... Guarda, se l'immigra, cos'è che ha rotto il trattore anche adesso? È il 9.39 che ha rotto. Aspetta che facciamo un po' CB DVD. Oh, DVD! DVD, mi senti tu che CB? Oh, cosa succede? Ma cosa succede là? Che ho visto... La domanda che all'immigrato mi ha detto un emettore qua a barra da traino, mi sono dato loro a barra da traino. Aspetta che facciamo l'immigrato, cambio canale. Migrato! Migrato! Rispondere al CB qua! Avevo spento un attimo, no. Cosa succede? Che ho visto. Vai! Non so, non ho capito, mi sa che la trasmissione sotto qua. Non come so. Spaccare la trasmissione del 9.39? Avevo che un masso prima, sotto dosso, dovevo spaccare. A me fa, mi intorno e ho gatto su una roccia penso e ando, ho detto, ma che cosa ha combinato? No, ragazzi, equilibrista. Già che mo il poliziotto che porta via gli attrezzi, i mezzi, se per siamo presi mai, e poi spaccare anche nei cima alle rocce. Cioè, ragazzi, comunque si ferma. Questo che succede solo girare qua, però, che devi vedere se si sistema qualcosa. Vabbè, insomma, vedete risolvere con Pucky Skate, perché ormai sennò qua ragazzi mi tocca salare e baracca burattini, Cosa capio? Un sacco di ore. Immigrato, perché vedo da dire la cosa del vario, te che è un bottoncino da schicciare se il consenso va andare avanti. T'ho sempre dito e mai tu schicci e dopo dici che non va avanti. Ah, però non è che non affrancare niente, non so piantare sopra il sasso con niente. Siamo voi dalle trattore. No, ma cosa? Tocca fare adesso un corso accelerato anche dei guida al trattore. Anche adesso. Oggi provo a schicciare che il bottone da drio è andare avanti in drio. Vabbè, dai, l'importante ci è stato risolto. El va. Bene, dai. No. Dai che un po' di antirugine sotto dove caga a grattare, che non fermo, che perdiamo il trattore per strada. E via, dai. Poi c'è qua, espandi l'etame, non si accende più. Cosa succede? Una canetta un po' stroppata, infatti spacca tutto. No, era un falso contatto proprio un attimino e intanto adesso qua. Vabbè ragazzi, adesso qui io vado avanti a smerdare, poi appena Terry ecco, appena si libera qualcuno andiamo avanti a trebbiare questi due campi e poi possiamo macchina lago che a roulotte attaccata a trio e roba così. Ma no, sei Mostrina con rimorchio nuovo. Questo lì è rimorchio super capiente, questo è quello che offre il convento in tempi brevi. Cioè, conta che sono anche le 6 di mattina e abbiamo anche avuto fortuna a trovare un rimorchio. Signorina, è barbabieto e noi va per terra. Come barbabieto per terra, ragazzi? Emo, dai! Ma che sono passato il fianco, quel colpo di aria come ho visto la macchina. Cioè, sono padre. Vabbè, qui noi continuiamo che abbiamo molto cose da fare e dobbiamo finire anche peggio, comunque di trebbiare i campi. Fine. Cosa succede qua? Che vedo l'immigrato per terra di fianco a trebbia qua. Non ha mica voglia di lavorare. Sto aspettando, sono pieno. Ah, ma si è anche diviso in due parti adesso.
Come è diviso in due parti? Abbiamo... Ha un fratello, che figata. Ah signora, anche beh, il fratello dell'immigrato. Ah, che mancava solo il fratello. No, qua. Il fratello che mancava. Che bastava uno, figuravo questo, due. Questo deve essere un miraggio, penso, perché non è possibile. No, scherzo, hai bevuto troppo, come sempre. Ah, troppo, ecco, okay. Immigrato ah, bello, No, perché la cosa questo, Marco, che l'immigrato perde produttività. Perché sì, doveva farsi trovare col tubo aperto e mica dovevo aspettare. No, guarda, cose da matti proprio, guarda. Se non licenzio adesso. Tubo, guarda che roba. Se non licenzio adesso, se licenziato già da prima, che dico prima. Dai, Tabonti, guarda sul frigorifero, ho messo una bottiglietta di spritz, ma l'età è confusa. O qualcos'altro, con gingerino magari. No. Qua vai avanti, cassica, tra piani, immigrato, che finiamo domani mattina. Qui continuiamo, che abbiamo da fare. Dai mosterina, stava ben drio, dai. Un po' più in là, un po' più a sinistra. Ancora un po'. Sì, tranquillo, sai che Strabio fa un qualcosa di strano. La stessa mai, non so, adesso vedo. Brava, l'hai già rotta? A tante ore, non so. Adesso vediamo qua di andare avanti e finire prima che si spacchi. Non va più, non si ferma più niente, è tutto bloccato. Ma... freno, non va niente, va. Tira giù la palla che fa. Cosa, giù? Fermati. Cosa? No. No, fermo. Ecco, è nata dentro là, ecco, è nata. Ho detto mia capo, vara che fa un rumore, fa un brutto rumore, non sterza bene, dagli un'occhiata. Sì. Guarda che confusione. Adesso combinato un guaio non indifferente. Se era rotto cosa posso farti? Io ho danneggiata. Guarda, mi anche a perdere l'olio. Milioni di euro spesi, buttati di danni. Colpa del capo se non ripara le cose, amico, colpa mia, io stavo guidando, si è rotta l'idroguida, i freni non hanno più, che cacchio ha combinato. Guarda. Ma stai buono, guarda che adesso ci picchia, guarda, ci sono anche le macchine all'acqua. Vedo che c'è acqua, tutto quanto mischiato, un schifo. Vedo anche gira solo che galleggiano un po', che bello. Chiama il capo prima che venga fuori a casino, così domani tiriamo fuori la trebbia prima che gli spada troppo olio qua. Vai, prima che venga fuori a casino, arriva anche domani anche il poliziotto magari, per sempre in giro. Che roba. Andiamo a fare questo esame delle acque, dai. Andiamo un po'. Primo campione fatto. Ma vedo delle ghiazze d'olio provenienti dal fiume. Vedete che qualcuno sta scaricando abusivamente. Meglio andare a vedere, dai. Bueno ragazzi, qui adesso andiamo subito a portare, poi iniziare a concimare anche il campo 26 che stanno trebbiando. Dice che mettiamo qua. Pronto? Marco? Ehi. Sono Serena. Cosa succede? C'è un problema qua al campo 26. Guarda, sono praticamente già qua e dove siete? Qua vicino. Vicino a dove? Ah, vedo la tua macchina là. Come mai c'entra il fiume? Cosa è successo? Vieni a vedere. Arrivo. Cos'hai? Rotto la macchina? Hai bisogno di acqua, refredare l'acqua? Ma dov'è l'immigrato qua? L'immigrato come mai sei a piedi? Qua. Sono qua. È un piccolo problemino, piccolo proprio. Venga, vieni.
Guarda che bella acqua pulita. Insomma, non mi pare tanto pulita quest'acqua. Come mai c'è l'olio? Cosa avete combinato? Ma perché, perché c'è una cosa un po' verdastra sotto qua? Ah, c'è un nuovo tipo di pesce. Emigrato. Ma come mai sul pesce c'è scritto class? È un nuovo tipo di pesce, class, storione, roba, ti rendi conto di cosa hai combinato? Se è guastata la trebbia e non si trova più. Faccio fatica a vederla, non so se ti rendi conto. A vederla. È un tipo di pesce. Qua, questa era una trebbia nuova. Beh, Nuova. Sì, l'hai usata tu e ha fatto una brutta fine. Eh sì, ma ha avuto un guasto, cosa che ci fa? Vara olio, vara l'olio, è andato dappertutto. Colpo tu, Pellegrino. Niente, qua bisogna assolutamente chiamare Tony che venga con qualche gru, qualcosa a tirarla fuori, perché altrimenti inquina. Cioè, qua noi adesso ci vuole il sub per andare ad agganciare una catena, cioè sotto là. Mando l'immigrante, mando ti bullire a agganciare. Cosa sei queste sirene qua adesso? Sta zitto. Aspetta, si cucemo. Cucete mostrina che te vede. Immigrato, dove vai? Vieni giù. Oh, buonasera. Buonasera. Giorno. Cosa è successo qua? Ho visto le macchie d'olio. Le stavamo notando anche noi e ci siamo fermati un attimo qui a vedere come mai c'erano queste macchie di olio. Sa, non è cosa da tutti i giorni delle macchie di olio. Vede, proprio da qui, così sicuramente qualcuno si è fermato a buttare dell'olio qua in questa zona. No, vedo che qua è successo un bel problema, un bel guaio. Chi è che ha buttato la trebbia dentro lago? Quale trebbia? C'è stata una trebbia dentro al lago, si vede benissimo. Ma sarà lì dall'avanti Cristo? Esatto, forse. Questa la riconosco di questa trebbia. Chi è il proprietario di questa trebbia, giusto, signor F. Marco 95? Me l'hanno rubata, adesso stavamo vedendo come mai. Ma non credo che gli hanno rubato. Sicuramente qualche suo operaio aveva bevuto, stava giocando al telefonino. No, nessuno. Colpa dell'immigrato allora. Lui che c'era sempre. Stava guidando lui e senza permesso l'ha usato senza permesso. Il portiere, patente, libretto. Anzi, patente, perché ormai il libretto sarà bello che non ho quadro. Mi sa di sì, ecco qua, tenga. Comunque è colpa del capo, non ha controlli bene perché mi dia la patente. Oh, che bello. E adesso? Controlli perché. Comunque era colpa sua. Osterina, qua bisogna. Prima che molto. Qua siamo un po' nei casini. Ma c'è, cosa ci costa tutta sta acqua inquinata qua? Vieni a tirarmi fuori, mi siete stati. Ecco la patente, signor Boldir. Grazie. Non preoccuparti. Allora, prima di tutto, lei, signor Boldir, verrà con me dentro al commissariato. Se è in arresto. Ecco, anche l'immigrato. Senza l'operaio. È il migliore operaio, mi porta via. Esatto, operaio a bellezza di 15 milioni di euro di danni. Cosa? No, non l'ho sentito bene. Perché? 15 milioni di euro di danni. Qui. Forse è sbagliata, ha messo qua qualche milione in mezzo che non c'entra niente. No, c'entra. Lo sai quanto ci vorrà per smaltire tutto quell'olio che hai perso, quella trebbia? Penso contare che quella trebbia c'ha come minimo la capienza d'olio di 300 litri. Come minimo. Mo' ha inquinato tutto il fiume, mo' per bonificarlo tutto il fiume. Oddio, non voglio sapere nemmeno quanto tempo ci vorrà. Oltretutto inquinamento ambientale. Moriranno pure dei poveri pesci. No, beh, li peschiamo subito così non muoiono. No. L'immigrato sarà arrestato e voi pagherete la multa per intero sto giro.
Ma per quanto riguarda il recupero del mezzo? Pensieremo noi. Ah, no, ma perché se no vado a prendere una catena, la tiro fuori, la so così siamo a posto, perché dopo gli do No, una... no, no, comunque la tireremo fuori e il mezzo sarà sotto sequestro. Anche quello. Sì. Ma povera Alexio. Le volevo Persa. bene quella trebbia là. Persa anche Grazie, è meglio che l'Alexio. stai zitto Ho perché è perso. colpa Guarda, tua. ma io che te fai Cosa? proprio una figura proprio di merda te che hai fatto, guarda, quindi Ma meglio cosa perché ho stai perso zitto. anche il mio spizzo dorato è dentro là. Che roba, disperso qua. Poverino. Senti, se lo porti via prima che gli faccia fare la fine del No, suo no, no, pesce. non è che lo porto via prima di subito. Ecco, bene. Ecco, prego, guarda, Vabbè, dai, almeno sta un vada, pochettino al fresco, e va. per cortesia, se volete venire a fare visita, ci sono gli orari sulla No, mi tabella. interessa fare visita, tanto non ho tempo. Mai detto. Immigrato, ti portano a un centro benessere. Una spa, ti fanno massaggi, tutto. Costa. Sicura? Un Un po' di bel centro vacanza, massaggi. Tutto Esatto, incluso? tutto incluso, offro Non mi fido tanto di te. Già alla guida sei io. pessima. Va bene, Dopo ragazzi, questa qua mi sa di no. andiamo avanti, mostrina, a lavorare, togliamo Sì. sì, Ti giro solo lì a mano, andiamo. Bene, ci Si vediamo. pensa Tanto ormai ci lei a sono passare la... abituato. Porterò tutti gli incartamenti, preparerò tutti gli incartamenti, dopo la chiamo per firmarli. Comunque mi sa che signor Boldir non uscirà di prigione per molto tempo. Va bene, adesso sono abituato, quindi va bene, Bah, casere, penso che si andiamo metteranno via 10 anni, ci mostrina, vorrà prima che lei lasciamoli, uscirà, va quindi... bene, il menù, cosa consiste il menù? Qualcosa di buono almeno, visto che qua mangio sempre patate, bietole, quello che capita, non so. Non si Mostrina, preoccupi del menù, è meglio molto che ben andiamo via da qua, assortito, quindi perché... salga sulla macchina e andiamo. Va Secondo bene, dai, me ti ok. arresta con questo rimorchietto qua, ti Sì, certo, conviene vado andare via, io mi metto a lavorare sul campo e niente, qua ragazzi, adesso contatteremo gli altri operai con l'altra trebbia per continuare il lavoro del campo, perché purtroppo abbiamo perso un'altra trebbia. Adesso vediamo per CB qua se sentiamo DVD. Oh, DVD, sito su CB. È pieno Oh, di dimmi, sto qua il dottor Su e appunta qua chi mastica È tutto pieno. fuori. Attina, parire. Ritorna sul campo 26, va, perché Ah abbiamo no, questo è perso. l'immigrato come stai lì. Perso Alexion e immigrato arrestato per Come ha 15 perso anni. Alexio? L'immigrato l'ha buttato dentro l'acqua, no. No. Sì, inquinato tutto. 15, Ma 15 milioni di euro di danni mi ha fatto contare il poliziotto. adesso dove che 15. temo 15 milioni? Qua bisogna darsi la gambe, secondo me. Perché Dai, ormai. avuto mi sfighi qua intercetta. Sì. Ma Meglio vale ancora lo qua. vuoi portare in prigione l'immigrato? Sì, portare in prigione E ora può direttissimo. catarlo con una bella massa che ho dato un giorno. Può Sì. capire i Mi buoni mettiamo due o maniere. tre petardi dentro le scarpe, così Sì, dopo. Ma no, c'è pieno di budini. Vabbè, Vabbè, ragazzi, andiamo qua. da stati chi si in emergenza. Qua andiamo Lascia qua i trattori e avanti e soprattutto vai in trebbia subito. direi che anche per questa puntata è tutto, che danni ne sono stati fatti anche troppo. Ci vedremo nella prossima puntata, vedremo di finire questo capo, vedremo di combinare qualcosa, perché ormai senza rimorchi, adesso ho perso anche una trebbia. Sta arrivando anche a grandine, oltretutto. Sta arrivando anche a grandine, quindi prima che rovini il raccolto, meglio Dai, dai, Terry, corri, va addosso tutto. che finiamo di trebbiarlo. Io intanto sto concimando qua un attimino il campo, almeno quel poco che è stato trebbiato, poco, a parte Attacca il boss dell'immigrato. sulla trebbia. Butta il nos sui pistoni che ha da fare 9 milioni di giri al secondo. Ebbene ragazzi, direi che anche per questa puntata è tutto. Persa trebbia, perso un operaio. E bene ragazzi. Beh, non sei che sia un operaio proprio, se sta male Dai, sopra. insomma, qualcosa Dai faceva. che si rogna sul caigo qua, un casino a Madonna. Mamma, guarda, sì, infatti, vai, inizia a venire su un po' brutto tempo, meglio sbrigarsi. Bene, ringrazio qua tutti gli operai, anche stasera hanno dato una mano, Terry, DVD, Ciao a tutti! Ciao Mosterina, a tutti! tutto qua, Che adesso verrà presa dal treno in pieno, eccola là, grandissima. Dark, Ciao a tutti. e vuol dire che adesso è in Gattabuia. Sì, dai, si sta bene, dai. Ecco, Ciao a sì. tutti.
Bene. Alla spa. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.